Non te lo chiedo per entrare nelle tue abitudini quotidiane, ma perché molto spesso gli imprenditori si ritrovano nei casini fino al collo semplicemente perché ignorano la loro posta elettronica certificata per mesi. Cosa c'entra questo con i problemi finanziari di un'azienda e i suoi debiti? Te lo spiego subito. In molte occasioni gli imprenditori che si trovano ad attraversare un momento delicato a causa dei problemi di liquidità aziendale iniziano a rimandare il pagamento delle tasse e dei contributi. Gli F24 si accumulano, il commercialista sollecita una soluzione, ma l'imprenditore trascura semplicemente il problema, convinto che non appena ricomincerà a fatturare come prima e i margini torneranno a crescere, recupererà tutto senza problemi. La soluzione quindi è quella di sedersi sulla riva del fiume e attendere, in poche parole. Probabilmente anche a te è capitato o capiterà di valutare questa soluzione, utilizzando le risorse risparmiate dalle tasse non pagate per finanziare la tua attività. È necessario però fare molta attenzione e fare una riflessione sulla gestione fiscale, perché se decidi di agire o stai agendo in questo modo senza farti i conti al centesimo, le prospettive sono preoccupanti. Ipotizziamo ad esempio che fino ad oggi ti sia finanziato rimandando il pagamento delle tasse o dei contributi, senza però pianificare i tempi e i modi per rientrare di questi debiti. Oggi ti ritrovi senza i soldi che dovresti avere per pagare le tasse arretrate, continui a maturare nuovi debiti che paghi a spizzichi e bocconi, ma nel frattempo le regole stanno cambiando e il recupero del credito fiscale da parte dello Stato diventa sempre più veloce e aggressivo. Molti degli imprenditori che sono indietro con il versamento dell'IVA fino a un paio di trimestri fa, ad esempio, hanno ricevuto già oggi un avviso PEC di accertamento. Ecco perché ti ho chiesto all'inizio se tieni costantemente monitorata la PEC. È importante tenere monitorata la posta elettronica certificata perché il fisco, per accelerare il recupero crediti, non stampa più le cartelle esattoriali, le manda via mail e molti imprenditori non hanno l'abitudine di controllare la PEC e si ritrovano con dei macigni da pagare solo dopo che sono scaduti i termini per opporsi, se gli va bene. Perché nei casi peggiori la notizia arriva direttamente dal funzionario della banca che segnala l'arrivo di un pignoramento sul conto corrente. Mettiti un attimo nei panni dell'imprenditore che riceve una notizia del genere. Immagina se la situazione con il fisco dovesse sfociare in una procedura esecutiva e dovesse arrivarti all'improvviso un pignoramento sui conti correnti, o peggio ancora, sui crediti che vanti nei confronti dei clienti. Alle aziende che hanno vissuto situazioni simili è capitato di ritrovarsi con le banche che revocavano le linee di credito in seguito al pignoramento da parte del fisco e con i clienti che approfittavano della notifica del pignoramento per rimandare all'infinito il pagamento del dovuto. D'altronde è vero che potresti presentare opposizione agli atti del fisco, ma è anche vero che nel frattempo i danni sarebbero fatti e sarebbe praticamente impossibile rimediare. Questi eventi devono essere evitati in tutti i modi possibili e devi procurarti una via d'uscita se ti dovesse capitare. Credimi, rimanere fermo, come fanno molti imprenditori, aspettando le risorse necessarie a ripagare i debiti con il fisco, può solo peggiorare la situazione. Nemmeno intentare fantasiose cause per le cartelle esattoriali già notificate servirà molto. L'unica cosa che guadagni sarà una lezione su come si spreca il denaro nella tua azienda. Consentimi di essere diretto. Sento il dovere di avvisarti perché l'ho visto succedere centinaia di volte e perché, al di là della mia esperienza, tutti gli studi sulla crisi di impiega lo spiegano chiaramente. Gestire il fisco in maniera strategica, sfruttandolo addirittura come leva di autofinanziamento, si può fare, ma con molta attenzione e solo se hai il perfetto controllo della tua azienda e se controlli quindi i conti attraverso metodologie di controllo di gestione strategiche. Ho spiegato come si fa questo controllo di gestione nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Si tratta di un testo di cui vado particolarmente orgoglioso perché ho racchiuso al suo interno quello che ho imparato in anni di studio e applicazione delle procedure di gestione finanziaria necessarie a far crescere una PMI in maniera sana, equilibrata e libera dai debiti aziendali. Aziende che si finanziano da sole è un distillato di istruzioni pronte all'uso, raccolte attraverso decine di casi pratici e racchiuse nelle 516 pagine del primo libro di finanza aziendale scritto per gli imprenditori e non per gli addetti ai lavori. Un libro in cui si parla di finanza, di aziende, di imprenditori e delle azioni da fare per creare un'impresa in grado di crescere anche senza risorse finanziarie esterne, solo grazie ai propri flussi di cassa. Un concentrato di strategie fondamentali per creare un'azienda che si autofinanzia, ovvero l'unica tipologia di impresa in grado di sopravvivere, crescere e prosperare anche se le condizioni economiche sono difficili. In questo manuale, che trasforma la finanza aziendale in un gioco alla portata degli imprenditori, ho spiegato anche come applicare queste procedure alle aziende che attraversano una fase difficile, come quella che tante stanno vivendo in questo periodo di incertezza economica generale. Puoi acquistare Aziende che si finanziano da sole cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Sono sicuro che non te ne pentirai, come non lo hanno fatto le migliaia di imprenditori che lo hanno già letto. Nel libro non troverai solo semplici teorie, ma la descrizione di come abbiamo applicato con successo le procedure di gestione
finanziare le PMI basate sull'autofinanziamento a più di 2000 imprese. Imparerai a ricavare il denaro necessario a realizzare i tuoi progetti o ripagare l'indebitamento della tua azienda senza ricorrere ai finanziatori esterni attraverso la narrazione delle soluzioni che abbiamo applicato nei progetti di affiancamento operativo e ristrutturazione finanziaria che abbiamo concluso con successo. Il libro contiene decine di storie di imprese molto differenti tra loro. Ci sono casi di aziende tessili, ma anche di imprese calzaturiere. Si parla di aziende di meccanica e di imprese produttrici di gabbie per animali, di negozi di elettronica e di supermercati. Leggerai storie di imprese a conduzione familiare con un paio di collaboratori, ma anche di aziende con più di 90 dipendenti. Esempi di imprese che non hanno avuto più bisogno delle banche per finanziarsi, ma che grazie a una gestione ottimizzata della liquidità hanno trovato al loro interno i soldi necessari per continuare a crescere e restare in buona salute. Storie di imprenditori che hanno trovato accordi vantaggiosi con i loro creditori, cambiato approccio con il fisco trasformandolo da nemico in alleato, ridotto le spese e migliorato i margini di profitto senza rinunciare al fatturato buono, rifiutato di sottostare ai capricci delle banche e ottenuto i finanziamenti necessari all'espansione. Come hanno fatto? Puoi scoprirlo leggendo i casi studio raccolti nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Attraverso la narrazione dei casi che abbiamo affrontato, imparerai a capire se la tua impresa brucia cassa o genera abbastanza utili rispetto a quanto ci investi e ai rischi che corri. Capirai dove finiscono i soldi che entrano nelle casse aziendali e perché dal bilancio non riesci a capirlo. Scoprirai se sei schiavo dei debiti della tua azienda e cosa puoi fare per non diventarlo prima che sia troppo tardi. Conoscerai gli strumenti per far crescere il tuo business anche se le banche non ti concedono più un centesimo e troverai il modo per creare la struttura finanziaria della tua azienda che non ti farà mai di trovare in una situazione di tensione. Scoprirai come ho creato la mia azienda senza i finanziamenti bancari e imparerai a diversificare le fonti di finanziamento della tua attività per darle le basi finanziarie più adatte alla crescita. Capirai perché l'autofinanziamento garantisce una crescita più stabile rispetto ai finanziamenti ricevuti dalle banche o dagli investitori. Conoscerai le quattro leve interne all'azienda da sfruttare per finanziarti anche quando le banche non ti danno credito. Troverai le strategie per espandere l'attività usando solo le forze generate dal modello di business. Scoprirai che le tecniche per arrivare all'autofinanziamento possono essere utilizzate per evitare ogni genere di crisi aziendale. Imparerai a sviluppare un'analisi strategica per la tua attività che ti permetta di cogliere i suoi punti di forza e quelli di debolezza. Capirai quali sono i segnali di crisi aziendali e imparerai a prevenirla. Imparerai a trasformare i debiti in liquidità per l'azienda grazie a tecniche di negoziazione applicate ad aziende in difficoltà e scoprirai molte altre soluzioni per la gestione finanziaria della tua azienda o la ristrutturazione dei suoi debiti alle quali probabilmente non avevi mai pensato o che non sapevi come realizzare. Acquista anche tu Aziende che si finanziano da sole cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.